Ciao amici e bentornati sul canale. Nel video di oggi andremo a fare il test e la recensione di questa nuovissima e fantastica Switchbot Wallet Finder Card. È uno degli ultimi device multifunzione prodotto da questo brand. È veramente super utile perché può essere inserita in un portafoglio, nella vostra valigia o anche all'interno della cover del cellulare, e tramite l'applicazione e il rilevamento GPS potrete sempre rintracciare il vostro dispositivo. Per quanto riguarda i suoi punti di forza, ha una super batteria che dura più di 3 anni, è dotato di NFC e guardate le dimensioni rispetto al mio dito, è molto ma molto più sottile, meno di una moneta di un euro. È veramente super compatto grazie alla sua batteria non rimovibile da meno di 2 mm. Per quanto riguarda il video di oggi, l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing, andando a analizzare tutte le sue funzioni, e vi farò anche il tutorial per scaricare l'applicazione, e nella seconda parte lo andremo a testare sul campo, lo andrò a inserire nel mio portafoglio che consegnerò a un mio amico. Lui lo nasconderà senza dirmi l'ubicazione e io proverò a rintracciarlo grazie all'applicazione. Riuscirò a trovarlo oppure no? Lo scoprirete in questo video. Intanto che andiamo a aprire il box, vi svelo anche il prezzo, perché questo device viene lanciato a 24,99 euro. Ma le sorprese non sono finite, perché attualmente è attiva un'offerta a tempo con cui lo potrete acquistare col 20% di sconto. Se per caso alla fine del video sarete interessati, vi lascio il link diretto dell'offerta nel primo commento e nella descrizione. Tornando alla dotazione base, all'interno della scatola troverete ovviamente questi cartoncini con tutti i social della Switchbot, tantissimi manuali, guardate quanti sono, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con tutte le principali lingue, e guardate, è anche presente la lingua italiana, per cui potrete leggere direttamente su questo manuale come installare l'app e anche tutte le funzioni di questa carta. Ovviamente la nostra bellissima carta magnetica, vi faccio rivedere da vicino quanto è sottile, è veramente impressionante, e questo comodissimo laccio che potete attaccare direttamente in questo slot. E ora vi mostro la procedura passo passo per installare l'applicazione e la tessera magnetica, ed è compatibile sia con Apple che con Android come il mio cellulare. Vi basterà andare su cerca, scrivere Switchbot e sarà il primo risultato della ricerca. Cliccate su installa, io ovviamente l'ho già installata, accettate tutte le autorizzazioni che vi chiede e mi raccomando, non dimenticatevi di attivare il Bluetooth. E una volta creato l'account, per attivarlo Switchbot vi manderà un messaggio nella mail che avrete inserito. Voi andate a cliccare su quel link, reinserite di nuovo la mail e la password e la procedura sarà ultimata. Arrivate nella dashboard dell'applicazione di Switchbot, cliccate su questo più in alto e fate aggiungi dispositivo. Cliccate per 2 secondi questo tastino. Una volta che l'avrete collegata vi aprirà nell'home page, e per vedere tutte le impostazioni vi basterà cliccarci sopra. E come vi dicevo durante l'introduzione, è anche NFC come si vede da questa scritta, ed è anche stato inserito questo fantastico QR code, perché se qualcuno troverà la tessera grazie al QR code, se lo inquadrerà col cellulare troverà tutti i dati che inserirete nell'applicazione. E per fare ciò vi basterà andare su modalità smarrita, attivarla flegando questo cerchietto, inserire tutti i dati, nome, cognome, mail e cellulare, e tutti questi dati che vi ho appena elencato appariranno alla persona che scansionerà il QR code. Ma le sorprese non sono finite, perché se per caso ottenete questa scheda all'interno del portafoglio o nella cover del cellulare e siete in casa e non trovate più il cellulare, come a me capita veramente tante volte, vi basterà cliccare l'impostazione trova scheda e questa tesserina comincerà a suonare. Guardate, sentite? Spero che si senta dalla telecamera, per cui non rischierete più di perdere il cellulare o il portafoglio all'interno della vostra abitazione. E beccatevi la chicca finale, perché se per caso decidete di tenere questa tessera all'interno del portafoglio e il portafoglio ce l'avete in mano ma non trovate il cellulare, riuscirete comunque a trovarlo. E per fare ciò vi basterà schiacciare 2 volte questo cerchietto, così il cellulare comincerà a suonare. 1 e 2. Guardate. Avete visto? Il cellulare sta suonando. È veramente una funzione strautile per persone come me che perdono sempre il cellulare in casa. C'è un'altra funzione veramente molto interessante, che è la funzione automazione, che vi permette di collegare questo Switchbot al vostro hub di casa e impostare delle preferenze quando uscite e rientrate di casa. Ad esempio, io l'ho installato che una volta che esco da casa lui in automatico mi spegne tutte le luci. E ora andiamo a fare il super test in esterna. Inserirò questa super card all'interno del mio portafoglio, lo consegnerò a un mio amico, lui lo nasconderà senza dirmi niente e dopo tramite l'app vedremo se riusciremo a rintracciarlo oppure no.
E adesso andiamo verso la macchina con il portafoglio con all'interno la tesserina. E l'altra funzione che vi voglio far vedere in diretta è che quando uscirete dalla vostra abitazione, se avete attivato la funzione automazione, vi spegnerà direttamente le luci. Funzione veramente molto utile se ci collegherete l'hub. È da quando ero piccolo che non facevo una caccia del tesoro. Adesso appoggio la telecamera e ci mettiamo in marcia. Ho già mandato un messaggio al mio amico, ci aspetterà fra circa 5 minuti a casa sua e sono curioso di sapere dove nasconderà la carta. Tra l'altro ringrazio ancora Switchbot perché mi ha invitato nel suo stand dell'AIFA 2024 Berlino, per cui dopo questo video, appena tornerò a casa, vedrete anche tutte le novità di questo brand. Sicuramente se volete una casa proprio all'avanguardia, quel video sicuramente vi farà piacere perché troverete tante idee interessanti come apertura e chiusura di tende automatiche, pulitori veramente molto utili anche di dimensioni ridotte. Siamo arrivati alla casa del mio amico, adesso parcheggio e gli andiamo a suonare. Ciao Stefano. Qua c'è il portafoglio con all'interno la tessera magnetica. Tu mi fai il favore di nasconderlo, dopo okay. Mi mandi un vocale e così vediamo se con l'app lo riesco a trovare, ok? Ok, va bene. Grazie mille, ti lascio al lavoro. Ciao. Il portafoglio è stato consegnato, appena l'avrà nascosto mi manderà un audio e così partiremo alla ricerca. Nel frattempo, visto la temperatura di oggi, direi di andarmi a prendere un bel gelatino. Il solito gusto che prendo sempre ormai tipo da 20 anni è fior di latte e cioccolato. Tutte le volte dico adesso ne prenderò uno nuovo e invece ricado sempre sugli stessi gusti. Siamo arrivati alla gelateria, adesso parcheggio, prendo il gelatino e poi partiamo alla caccia al tesoro. Nel mentre che stavo finendo il gelatino è arrivata la notifica del mio amico, mi ha mandato un vocale, andiamo a sentire, spero che si senta bene. Ciao Luca, allora ho nascosto già l'oggetto, quindi puoi partire alla ricerca. Ok, grazie mille. E ora andiamo verso la macchina e iniziamo la ricerca. Ho appoggiato il cellulare sul cruscotto, sto seguendo tutte le indicazioni. Non dovrebbe essere molto lontano, all'incirca 5 minuti dalla mia posizione. E dopo, quando saremo nelle vicinanze, attiverò anche la funzione suona, così sicuramente sarò ancora più avvantaggiato nella ricerca. Dal navigatore mi dà che siamo quasi arrivati, per cui adesso vado a parcheggiare e proseguiamo la ricerca a piedi. Dal cellulare mi dice che qua vicino, secondo me l'ha nascosto in questo parchetto, andiamo a vedere se magari non è vicino all'albero. Quando sarò tipo a 5 metri lo farò suonare. Allora, qui non c'è, deve essere ancora più avanti, andiamo a vedere se magari l'ha messo in questo anfratto tra i tronchetti. No, non c'è. Adesso andiamo a attivare la funzione perché dice che è proprio qua vicino del suona, così sicuramente lo troveremo con meno fatica. L'ho attivata la funzione, dovrebbe suonare, c'è anche un po' di vento che magari disturba. Aspettate, sento un rumore, non so se lo sentite dalla telecamera, mi sembra di averlo sentito da questa parte. Sì, è qui, guardate, eccolo qua, mamma mia. Ha suonato direttamente, infatti l'ho ritrovato subito e devo dire che questa caccia al tesoro si è conclusa positivamente e questa funzione è veramente tanta tanta roba. Se vi è piaciuta questa recensione mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Prima di salutarvi vi ricordo che attualmente è in sconto del 20%, per cui lo pagherete solamente 19,99€ invece di 24,99€. Se per caso lo vorrete acquistare vi ho lasciato il suo link diretto nel primo commento e nella descrizione di questo video. Vi saluto e vi do appuntamento direttamente all'AIFA lunedì prossimo. Ciao!